Per il salvataggio dell'Ilva siamo al settimo decreto che convertiamo ancora una volta con la fiducia e siamo solo in prima lettura. Non sono bastati 45 giorni per giungere ad un testo finale chiaro e privo di criticità, a causa delle profonde lacune e pasticci che aveva il testo licenziato dal Governo. Contro l'efficacia del presente decreto in conversione pesano significativi errori strategici commessi dal Governo Renzi, che seguono altri errori commessi dai precedenti governi Monti e Letta. Il primo errore è stata la motivazione che ha portato alla sostituzione del commissario Bondi con Gnudi, l'ha detto prima Mucchetti. Bondi non andava bene perché, consapevoli degli enormi problemi dell'azienda, era per un ricorso ad un piano industriale innovativo per il rilancio dell'impresa, magari capace di coinvolgere Riva. Il premier Renzi era invece per un'altra strategia, quella della vendita dell'azienda, e per questo ha provveduto alla nomina di Gnudi, convinto che ci fosse una fila di acquirenti della società. In effetti qualcuno si è fatto vivo, ha operato una due diligence, ma visto le grane a cui sarebbe andato incontro, se n'è guardato bene di portarsi in pancia un'impresa con cotanti problemi. Risultato? Mantenere il commissariamento in bonis per altri 7 mesi ha comportato l'accumulo di perdite per svariate decine di milioni e creato ulteriori debiti per 150 milioni verso appaltatori, fornitori, e indotto fino a segnare debiti per circa 600 milioni, come denunciato da Confindustria. Il secondo errore è stato cambiare proprio con il decreto la norma specifica che consentiva la riscossione dei soldi sequestrati dei Riva. Dietro del suggerimento del PM Greco vi è stato posto rimedio, ma questo comporterà almeno un ritardo di 2 mesi per il rilascio del 1,2 miliardi di euro custoditi in Svizzera e necessari al piano di risanamento ambientale già in ritardo, sempre che i giudici elvetici non si rigidiscano di fronte alla schizofrenia e alla consueta variabilità delle norme italiane. Il terzo errore è stato la sottovalutazione delle conseguenze dell'avvio dell'amministrazione straordinaria con successiva dichiarazione dello stato di insolvenza con una posizione debitoria di 2,9 miliardi di euro. È pazzesco, se ci pensate, per una società che prima dell'entrata a gamba tesa dello Stato faceva utili, cioè quando nel 2012 la magistratura, riscontrando illeciti ambientali con impatto gravissimo sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, ha posto sotto sequestro gli impianti. Questo per responsabilità prima dello Stato, poi dei Riva, ma anche, lo sottolineo, per responsabilità e complicità degli enti territoriali, comune, provincia e regione, e degli organismi di controllo che non hanno vigilato, l'ASL prima e l'ARPA Puglia poi. Ebbene, gli enormi debiti della società finiti nella procedura consorsuale hanno allarmato i creditori, in particolare i trasportatori, che consci di rimanere a bocca asciutta hanno avviato la protesta che nelle ultime 4 settimane ha portato al blocco della produzione e delle vendite e dunque a peggiorare lo stato economico del bilancio della società. Invece gli autotrasportatori avevano 1001 ragioni per protestare. Sì, perché il commissario Gnudi, da quando è stato nominato a giugno, ha ordinato loro servizi del trasporto senza effettuare i pagamenti, abusando del loro senso di responsabilità, e ora il conto da saldare solo per loro è salato, 60 milioni di euro. Una vera e propria espropriazione indebita di soldi altrui, visto che la società, vendendo il prodotto finito Franco Fabbrica, incassava direttamente dagli acquirenti il costo del trasporto senza trasferirlo ai vettori. Stiamo parlando di ritardi nei pagamenti di 10 mesi, fatture sulle quali, sottolineo, i trasportatori hanno invece subito pagato l'IVA senza contare i contributi previdenziali dei dipendenti e le accise dei carburanti. Parliamo di 1000 imprese di trasporto, di cui la metà lombarde e molte altre al nord, che rischiano il fallimento e il licenziamento dei loro addetti. Colleghi, l'Ilva è un pezzo importante del sistema industriale strategico del nostro Paese, ma la Lega però non approva questo decreto perché prosegue e rafforza il percorso della nazionalizzazione di questa impresa con l'uso di denaro pubblico e suggella
una nuova via italiana al socialismo, assai pericoloso per l'attività economica privata. Non lo approva per diversi contenuti non condivisibili, per le profonde lacune che ci portano a dire che il provvedimento non sarà risolutivo e perché non ci sono sufficienti garanzie per l'indotto ai fornitori. Cosa non condividiamo? Primo, la nomina commissario straordinario di una terna di persone invece di un unico soggetto. Non condividiamo la clausola di non punibilità, che esclude la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario per condotte in essere in esecuzione del piano di risanamento ambientale. E l'assurdo è che questa clausola di non punibilità è anche estesa a soggetti dal commissario funzionalmente delegati che non ci è dato sapere chi sono, il che apre un'alea di discrezionalità. Non condividiamo le troppe deroghe alle procedure ordinarie. Ci sono le premesse per un'intensa attività di controllo di cantone. Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recentemente mobilitato contro la proroga delle concessioni autostradali contenuta nello Sblocco Italia. Non è poi chiaro cosa c'entrano con la risoluzione della crisi ambientale industriale dell'Ilva, il risanamento ambientale e la riqualificazione della città vecchia di Taranto, la valorizzazione culturale e turistica dell'arsenale militare o il completamento del porto di Taranto per il quale c'è già un protocollo d'intesa. Qui abbiamo la conferma che per governo e maggioranza questo decreto rappresenta più che altro l'occasione ghiotta per sistemare questioni territoriali nate da croniche carenze amministrative del passato e guarda caso alle porte ci sono le elezioni amministrative. Non condividiamo l'impiego di 10 milioni statali, peraltro inizialmente destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico, per finanziare la seppur importante bonifica del deposito di rifiuti radioattivi dell'area Escemera nel comune di Statte, sempre in provincia di Taranto. L'iniziativa che va a supplire la mancanza ancora degli enti territoriali rappresenta un precedente perché fino ad ora lo Stato ha finanziato esclusivamente interventi di bonifiche in aree già dichiarate SIN. Dunque, siccome sull'intero territorio nazionale e dunque anche al nord esistono situazioni problematiche simili a quelle di Statte, ci aspettiamo che lo Stato in futuro non neghi opportune risorse per l'attuazione di interventi di bonifica. Le lacune riguardano l'Agnuco, di cui tanto si è parlato e che dovrebbe affittare il ramo di azienda. Se ne sa poco. Quando si costituisce? Chi la partecipa? Cosa fa? Cosa farà? Rimangono un mistero. Anche per il piano industriale finanziario che dovrà presentare l'Agnuco, inizialmente dimenticato ma chiesto dalla Lega Nord, bisognava chiedere più garanzie per il mantenimento sia dei livelli occupazionali sia soprattutto per i tempi di attuazione. E le lacune vanno anche al polo onco-ematologico promesso da Renzi con 30 milioni per salvare i bambini di Taranto. Ebbene, ci sono, tra virgolette, solo 5 milioni e solo indicazioni generiche. Poi sulle garanzie per l'indotto ai fornitori. Il nostro gruppo si è battuto in commissione per la tutela delle imprese, dell'indotto e dei fornitori e il riconoscimento dei crediti da questi maturati per i servizi e forniture resi all'Ilva. Gli emendamenti presentati dai relatori per il settore con l'accordo del Governo e che dovevano recepire le nostre richieste e quelle avanzate da altri gruppi peccano in realtà di mancanze di chiarezza e, se mi permettete, anche di risorse. Per quanto riguarda l'estensione della platea dei crediti prededucibili, la cosa più importante, non si comprende se sono inclusi anche i servizi e le forniture di tutto l'indotto e se tra questi risultano compresi i crediti delle imprese di trasporto su gomma. Sulle risorse, la dot di cui parla il Governo è di 2 miliardi, ma di questi, lo ricordo, 1,6 sono ufficialmente vincolati all'attuazione delle prescrizioni AIA e al risanamento ambientale. Di questi 400 milioni di euro arrivano da Cassa Depositi e Prestiti, che però rischiano di incorrere nei rilievi di Bruxelles che potrebbe sollevare la questione degli aiuti di Stato. Proveniente invece da Fintecna e da linee di credito aperte dalle banche, restano 400 milioni per l'attività di impresa, di cui molti dovranno essere impegnati per interventi di manutenzione e di ristrutturazione degli impianti che stanno cadendo a pezzi, AFO 5, l'altoforno 5 in primis, e che invece devono marciare al 100% se vogliamo che l'impresa ritorni a fare utile. Domando: quanto rimane
per pagare i 600 milioni e forse più di debiti per i fornitori? Ricordiamo che ci troviamo di fronte a situazioni drammatiche dove alcune delle piccole aziende hanno già cessato l'attività con conseguente perdita del posto di lavoro dei dipendenti, mentre le aziende medio-grandi hanno dato fondo alle ferie residue dei lavoratori per poi accedere agli ammortizzatori sociali. Noi siamo coscienti che un'eventuale chiusura dello stabilimento di Taranto, dove lavorano i forni a caldo, porterebbe a cascata la chiusura di tutti gli altri stabilimenti dell'Ilva sul territorio nazionale, con gravi ripercussioni per la nostra industria, per l'indotto e per l'occupazione. Non siamo sicuri invece, non siamo sicuri invece che il governo abbia realmente compreso la grave situazione. Stiamo approvando l'ennesimo decreto salva Ilva e la situazione si sta sempre più aggravando. Non è questo il modo di intervenire. Se vogliamo salvaguardare il patrimonio industriale del Paese, dobbiamo cambiare logica, abbandonare la strada degli interventi assistenzialistici e puntare ad una seria politica industriale su scala nazionale. Il nostro voto, quindi, sarà contrario al decreto legge in esame, non perché, lo ribadisco, noi non abbiamo a cuore la risoluzione della situazione drammatica degli impianti dell'Ilva su tutto il territorio nazionale o non ci preoccupiamo per la sopravvivenza delle imprese dell'indotto. Noi non condividiamo le scelte del governo e siamo sicuri che questo decreto si aggiungerà a tutti gli altri che lo hanno preceduto, creando solo tanto volume sotto il cui peso rischia di rimanere schiacciata la nostra industria siderurgica. Premier Renzi, il progetto che vorrebbe coniugare la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dell'impresa non è serio. Il problema non è risolto, ma anzi le darà tanti grattacapi, molti dei quali, sappia, dipendono proprio da lei. Ho finito, Presidente.